Ciao dal mio Pilates, oggi ti propongo una sequenza di tre esercizi per la muscolatura dei pettorali. Un primo esercizio è di preparazione, un esercizio di rilascio miofasciale che eseguiremo con la pallina. Il secondo esercizio è un esercizio di stretching per il quale vi servirà una parete. Il terzo esercizio è di rinforzo e torneremo ad usare la pallina. Primo esercizio, vi consiglio di stare già in piedi vicino alla parete, assumete una postura di autoallungamento, ricordatevi negli altri video, la mano sopra la testa, spingete in alto per provocare l'autoallungamento della colonna. Quando togliete la mano da sopra il capo, cercate di mantenere questa sensazione nella colonna. Con la pallina andiamo a massaggiare parte dell'origine del muscolo pettorale, quindi intercettate, toccate proprio con la pallina l'area della clavicola e massaggiamo proprio vicino all'osso l'area della clavicola dello sterno, premete delicatamente ed eseguite dei piccoli cerchiolini. Fate dei bei respiri perché dobbiamo ossigenare, abbiamo proprio bisogno di ossigeno in questa fase di esercizio. Rimaniamo per 5-6 respiri, dopodiché passiamo al secondo esercizio. Posizionatevi vicino alla parete di profilo a circa 15-20 cm, questo poi lo valutate voi anche in base alla vostra costituzione e alla condizione della vostra spalla. Preparate la mano contro il muro, ben aperta, decisamente più in basso rispetto al livello della spalla. È importante che le due spalle guardino avanti, quindi non devo essere in rotazione, ma assolutamente devo guardare avanti. Quindi decidete voi la distanza dal muro, se siete troppo vicini vi fa male la spalla, chiaramente allontanatevi. Una volta raggiunta la posizione, recuperate la posizione di autoallungamento della colonna, respirate e nel buttare fuori l'aria andate ad eseguire una rotazione del capo verso il lato opposto, facendo attenzione a non sollevare le spalle e a mantenere un buon autoallungamento della colonna. Ritorno in posizione, cammino con le dita della mano in su e porto la mano circa all'altezza della spalla, fai attenzione a non andare in rotazione con la colonna vertebrale. Inspira, nel buttare fuori l'aria, ruoto il capo, la mano dietro invece continua come a camminare per allontanarsi proprio dal corpo e sentire un maggiore stretching che non si sentirà solo nell'area del pettorale, ma anche nella faccia interna e anteriore del braccio. Adesso dobbiamo superare l'altezza della spalla e per farlo ci allontaniamo un po' dal muro. Se sentite quindi fastidio dentro l'articolazione della spalla, allontanatevi un po'. Inspiriamo, nel buttare fuori l'aria, ora pieghiamo entrambe le ginocchia e spostiamo il peso verso il muro in modo da sentire un ulteriore abbondante stretching sia a livello del braccio sia a livello del pettorale. Rimango per qualche respiro, poi sciolgo la posizione. Terzo esercizio di rinforzo, recupero la pallina, tengo la pallina fra i palmi delle mani, preparo le braccia abbassate, respira, nel buttare fuori l'aria, stringendo forte forte la pallina, sollevi la palla sopra la testa, inspiro, tolgo la forza e nel fuori l'aria di nuovo stringi forte la pallina fra i palmi della mano. Puoi eseguire quest'ultimo esercizio una decina di volte. Poi fai tutto ovviamente dall'altra parte, quindi ripetendo due volte l'esercizio di rinforzo finale. Ti auguro buona giornata.